Sono Stefano Epifani, presidente del Digital Transformation Institute, un istituto di ricerca che studia gli impatti della trasformazione digitale sull'economia e sulla società. Fake news è una notizia falsa, spesso creata d'arte per essere veicolata dai social media e talvolta attraverso i canali di comunicazione tradizionali come giornali e televisioni. Gli episodi di fake news sono moltissimi, si parte da quelli più banali, le fake news su WhatsApp o su altri social network che dovrebbero diventare improvvisamente a pagamento se l'utente non svolgesse una serie di azioni che normalmente sono quelle che innescano una sorta di catena di Sant'Antonio, invita 30 amici, scrivi a 40 persone. Per arrivare a fake news o leggende metropolitane talvolta, spesso che hanno impatti anche pesanti nella vita degli adolescenti. Le fake news sono notizie che hanno l'obiettivo di impattare sui comportamenti delle persone e sulle convinzioni delle persone. Quindi sulla base della tipologia di fake news possono ingenerarsi comportamenti di un determinato tipo. Ad esempio, nel momento in cui si diffonde la convinzione attraverso una fake news che mangiare un determinato cibo o non mangiare un determinato cibo possa produrre effetti di dimagrimento piuttosto che, ecco che questo può portare naturalmente a comportamenti scorretti dal punto di vista dell'alimentazione. Famoso il caso delle banane, mangia 3 banane al giorno e dimagrirai, news che si è diffusa moltissimo su Facebook, o si può arrivare anche a conseguenze più gravi. Ci sono diverse tecniche molto semplici che ci consentono di individuare una fake news e distinguerla da una notizia reale. Ad esempio, guardare l'URL della notizia. Spesso i siti di fake news hanno indirizzi molto simili a quelli di giornali importanti. Altra tecnica è quella di verificare se ci sono altre fonti, oppure fare una ricerca inversa delle immagini presenti per verificare che le immagini presenti su un articolo non siano già state pubblicate in passato da altri articoli e quindi di fatto non siano riferite alla notizia a cui ci si sta riferendo. È importante per almeno due ordini di motivi. In primo luogo perché imparando il fact-checking i nostri figli impareranno a distinguere il vero dal falso rispetto alle informazioni che trovano in rete, e questo è fondamentale in una società che sempre di più si basa sul ruolo della rete come strumento per la costruzione delle opinioni. Ma è importante anche perché imparando il fact-checking i nostri figli vivranno il principio del dubbio, ossia saranno portati a chiedersi quanto ciò che incontrano è vero o falso, indipendentemente dal fatto che si tratti di una fake news trovata su Facebook, su un giornale o sentita da un'altra persona.